appuntamento dopo il 2-2 dell'andata. E che accoglienza ti aspetti da parte dei tifosi del Padova, che qui ti hanno molto apprezzato nel corso della tua esperienza, insomma, alla guida del club? Non lo so. Sì, abbiamo un mese importante, un mese che parte appunto con la prima appunto a Pescara, poi abbiamo questa partita di martedì, poi alla quinta veniamo a Padova, non so, io sono tutto bene. L'ho detto e ripetuto tante volte, ho fatto un errore andare in Serie A e lasciare Padova, ne sono sentito tante volte, ma ormai sono discorsi vecchi e ritriti e non contano più. Padova è stato bene, sono stato molte volte vicino per ritornare, poi per altre situazioni non ce l'ho fatta e niente, io ho sempre un gran ricordo, mi auguro che sia lo stesso e basta, tante cose non ci sono da fare. Senti, a distanza di qualche tempo da quel 2-2 maturato al Bentegodi, insomma, anche una questione da tenere presente sarà quella dell'ordine pubblico, insomma, visto quello che è successo all'andata con Cutolo. Ecco, da parte tua, insomma, come allenatore del Verona, insomma, vogliamo lanciare già adesso un appello, insomma, perché alla fine si parli soltanto in campo, che sia un derby bello e già sentito fra le due tifoserie, però insomma senza che ci sia altro di cui parlare. Ma i derby è giusto che siano assistiti, il Cutolo sia andato fuori da tutto, ma sicuramente speriamo che non succeda niente, ma la partita si gioca e si deve soltanto sul campo, il resto non voglio neanche parlarne, pensiamo insomma a quando sarà questa partita dal punto di vista tecnico, infatti insomma, è una squadra importante che lotterà per vincere il campionato e noi siamo lì, speriamo di fare la nostra figura lasciando perdere tutto il resto che un calcio conta poco. In bocca al lupo Andrea per la partita di domani, ti aspettiamo in trasmissione quando potrai, che sarà. Grazie, un saluto a tutti. Ciao Andrea, ciao. Dan, Verona-Padova l'andata, insomma, è stata una partita che non ci si può dimenticare tanto facilmente. Certo, era una partita molto difficile perché, come da lei dicono anche, questo è un derby e niente, abbiamo fatto una ottima partita, fatto 2-2. Senti, anche un clima molto molto particolare, molto complicato, perché giocare al Bentegodi non ci sono tanti stadi così intensi come calore attorno alla squadra. È vero, non era facile, anche erano tanti, hanno tanti tifosi, comunque abbiamo giocato bene, dai. Francesco, parlando del Bentegodi, insomma, la tifoseria del Verona è una di quelle più calde, tu hai vissuto dall'altra parte della barricata a Vicenza, insomma, per cui sai cosa significa la rivalità all'interno della stessa regione, anche e soprattutto fra Vicenza e Verona, insomma, che... anche quello è un derby molto sentito. Quando era a Vicenza abbiamo fatto un paio di derby dal Bentegodi, è indubbio che i tifosi dell'Hellas sia tra le tifoserie più belle anche della Serie B. Senti, Dejan, invece quell'esultanza famosa di Cutolo che ha scatenato tutta quel putiferio, pandemonio che c'è stato successivamente, insomma, ne avete più riparlato magari scherzandoci, spogliatoio, magari prendendolo in giro anche per quello che era successo? Ma sì, lui forse si è sentito fare quella cosa in quel momento perché non era anche facile per lui, che ogni volta che toccava la palla gli fischiava tutto lo stadio e ha fatto un grande gol e ha sentito di fare questo risultato. Senti, per quanto riguarda Mandolini, ha detto che la squadra che lo ha impressionato maggiormente è stata il Pescara. Tu invece, in queste 21 giornate, qual è stata la squadra che ti ha fatto la migliore impressione in assoluto? La Pescara non lo so, non l'ho vista. Sì, diciamo, anche io potrei dire Pescara, però non l'ho visto dal vivo perché non c'era quella partita. Era nazionale. Direi anch'io Pescara. È arrivato quel debutto in nazionale maggiore, insomma, che sognavi all'inizio dell'anno, che alla fine, insomma, ti hai riposto un po' come obiettivo. Adesso, insomma, davanti a te cosa vedi per quanto riguarda, insomma, il tuo cammino con la Slovenia? E io spero di andare ancora tante volte con loro, che mi chiamerà il mister e che magari prenderò un po' di più opportunità di giocare un po' di più minuti. Francesco, ogni anno a Cittadella c'è qualcuno che spicca sugli altri, che poi ha la carriera completamente stravolta dall'annata in maglia granata. Su quest'anno, se dovessi puntare su un giocatore, su chi punteresti? Insomma, uno che fa la strada, secondo te, dei tuoi compagni?
Beh, l'anno scorso era facile perché c'era piova a cariche, come toccava gol, come toccava palla faceva gol. Ma quest'anno non sai, perché finora non ce n'è uno che in particolar modo, potrei dire Robert, ma che ha grossissime qualità e potrebbe fare molto bene, ma anche Tommaso Bellazzini può fare molto bene, finora non è magari riuscito a esprimersi un po' al meglio delle sue qualità, però secondo me ci sono due o tre giocatori che potrebbero proprio prendere il via e fare una grossa carriera. L'infortunio di De Vito alla spalla ha privato il Cittadella di uno degli investimenti che era stato fatto durante il mercato estivo sulla fascia sinistra, tra l'altro ha dovuto giocare quasi sempre Marquesan. All'occorrenza però anche tu puoi fare quel ruolo, insomma, so che Foscarini in emergenza può anche utilizzarti come esterno. Sì, l'ho fatto anche in passato altre volte, all'occorrenza uno si adegua anche alla situazione, alla necessità, e fa qualsiasi ruolo. Per quanto ti riguarda, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Mandorlini e a Dejan, qual è stata la squadra che ti ha impressionato di più in questo girone di andata? Ma ti dico, per quello che riguarda il Pescara, quando ci abbiamo giocato nei contro penso avesse fatto la peggior prestazione dell'annata contro di noi, perché non hanno giocato benissimo. Me la ricordo bene quella partita, avete sbagliato tanti di quei gol, tipo 9 palle nitide abbiamo sbagliato quella partita là. E a me era piaciuta molto, che tra l'altro ha coinciso con l'ultima loro vittoria, il Brescia. Ha giocato molto bene con noi quella partita là, molto breve a centrocampo, facevano girare bene la palla, e anche il Sassuolo mi è piaciuto molto quando abbiamo incontrato. Tra l'altro il Brescia che ha cambiato da poco allenatore, adesso c'è Alessandro Calori che da quando è arrivato ha ripreso a marciare come faceva Scienza all'inizio dell'anno con 2 vittorie, segno che quella squadra comunque delle potenzialità ce le ha. Sì, giocano bene a centrocampo, hanno gente tecnica che sa far giocare la palla, e quindi forse avevano perso un po' di fiducia. Ora con i risultati, quando arrivano i risultati, ritrovi la fiducia e sicuramente ti cambia anche il cammino. Dejan, se dovessi consigliare a un direttore sportivo italiano un nuovo talento sloveno su cui puntare, perché ovviamente tu e Jelinić siete soltanto due dei rappresentanti, ma l'Italia c'è già qualcun altro, insomma, che vi ha fatto da apripista, ecco, tu chi consiglieresti? Io consiglierei Kerkin. Parlaci un po' di queste, anche le caratteristiche sue, insomma, che se ne parla molto nel tuo paese, insomma, viene molto chiacchierato, anche apprezzato questo giocatore. Sì, è un ottimo giocatore, con noi ogni volta che viene fa sempre la differenza, penso che non ho visto i tanti, che è veramente forte. Niente, gli manca solo la continuità. Se avessimo quel giocatore qua, secondo me sarebbe benissimo. Tra l'altro, insomma, fra Slovenia, Croazia, Serbia, comunque tanti degli stati della ex Jugoslavia, insomma, offrono sempre molti talenti. Di Beric cosa mi dici? Di Beric è un ottimo giocatore, segna sempre tanti gol, con noi è capocannoniere. Secondo te è pronto per un'esperienza in Italia? Perché si è parlato spesso e volentieri del suo nome qua in Italia, se ne era parlato a Palermo, se ne era parlato con altre società, ti aspetti che magari prima o poi anche per lui possa arrivare una chiamata dal campionato italiano? Sì, secondo me Beric è pronto per andare all'estero, e dipende adesso solo, secondo me, da lui, quello che vuole. Senti, il livello del campionato sloveno, mi sembra che non ci siano particolari difficoltà per voi dal vostro paese nell'arrivare dalla Slovenia all'Italia, cioè non c'è proprio un salto così importante da mettervi in difficoltà, cioè non ci mettete tanto ad ambientarvi, non è così, è un livello alto quello del campionato. Sì, non è, il nostro livello non è così alto come qua, certo, in Italia. Però nemmeno così basso. Sì, però nemmeno così basso, però... Non, secondo me non c'è proprio paragone con l'Italia, neanche altri paesi. Se tu dovessi vedere un punto di approdo della tua carriera, c'è un altro campionato estero che ti affascina particolarmente? Intendo per esempio la Premier League. Dov'è che ti vedi di più? Se dovessi immaginarti un futuro, sì, in Spagna o in Inghilterra? In Spagna. Sì, sì. Quello è il tuo calcio, sì, insomma. Che... Spagna mi piace molto. Senti, invece, Francesco, hai mai pensato a un'esperienza all'estero prima di chiudere la carriera? Ma io ne ho fatto una in Grecia quando avevo 20 anni al PAOK, e a me, cioè io adoro in generale la Spagna e tutto ciò che concerne la penisola iberica, quindi a me piacerebbe molto
andare in Spagna. Quindi anche. Magari un anno prima di chiudere la carriera andare in Spagna, insomma, ti piacerebbe molto. Sì. Senti, che ricordo hai? Volevo proprio arrivare a questo argomento, insomma, dell'anno che hai passato in Grecia al PAOK di Salonicco. Che tipo di campionato hai affrontato? Quali difficoltà, insomma, che differenze rispetto all'Italia? Come ti sei trovato in generale? Io ero alla prima esperienza, perché sono andato là che avevo 20 anni. E non è come in Italia che tutti sa giocare un giro, là ci sono 4 squadre che fanno il campionato, il PAOK, Panathinaikos, AEK Atene e Olympiakos, se le giocano quelle 4 là. E quell'anno là avevamo vinto la Coppa di Grecia, erano arrivati i quarti, erano usciti in Coppa UEFA. Però bel campionato, a me è piaciuta come esperienza, mi è piaciuta la Grecia, difficile la lingua perché ovviamente è difficilissimo un po' adattarsi, soprattutto quando hai 19-20 anni, però bello come esperienza. Secondo me ogni giocatore per crescere dovrebbe fare un'esperienza all'estero. Di solito, fra l'altro, parlando con giocatori e allenatori che hanno avuto esperienza in Grecia, parlano sempre comunque di un ambiente abbastanza simile all'Italia, almeno per quanto riguarda il calore della gente, insomma. Tutto sommato, tu cosa hai trovato sotto questo profilo? Io ti dico, i tifosi del PAOK penso che siano i più caldi di tutta la Grecia, tant'è che mi ricordo che le prime 5 giornate ogni volta che prendevamo gol sospendevano la partita perché c'era un'invasione di massa. Quindi sì, poi là sentono tantissima la partita. Giocavamo tipo alle 9 di sera, alle 5 c'era già lo stadio pieno e cantavano tutti. Infatti quando noi giocavamo era talmente caldo il pubblico che quando noi giocavamo in casa gli altri non venivano mai, gli altri tifosi. Questo per quanto riguarda, insomma, le esperienze all'estero. Invece adesso diamo uno sguardo, prima di chiudere anche questa puntata, al prossimo turno. Parliamo di Padova-Sampdoria, che è una sorta di derby per te per tutta una serie di motivi. E ti volevo fare due domande. Tu l'anno scorso a Torino hai giocato come esterno nel 4-4-2, quest'anno invece stai giocando da esterno nel 4-3-3. Volevo chiederti, fra le due posizioni, quali preferisci e poi che tipo di partita ti aspetti sabato, considerate le difficoltà da cui arriva la Sampdoria? Sì, mi piacciono, devo dire, mi piacciono tutte e due le formazioni. Ormai mi sono abituato a giocare 4-3-3, è solo diverso perché 4-3-3 il mister ci chiede di stare più dentro, invece 4-4-2 stai largo e aspetti sempre fino a che non ti arriva la palla. Secondo te qual è il ruolo in cui rendi meglio? Se tu potessi scegliere, indipendentemente se ci fosse un allenatore o no, tu dici voglio giocare in quel ruolo lì, dove ti metteresti? A quale? A 4? Sì, o 4-4-2 o 4-3-3. No, adesso mi piace 4-3-3. Certo. Senti, invece per quanto riguarda la Sampdoria, abbiamo sentito prima, insomma, di tutte le difficoltà che sta vivendo. Verrebbe da dire è il momento di infierire sulla Sampdoria, cioè di continuare ad acuire questa crisi da parte del Padova, perché mentalmente arrivate in una condizione molto più agevole rispetto ai vostri avversari. Sì, ci stiamo preparando su questa partita, siamo ancora più concentrati, stiamo bene perché abbiamo vinto questa adesso ultima partita e la Sampdoria non sta vivendo un momento molto bello, però il calcio fa parte del calcio, perché ci sono che giochi bene, giochi male, niente, noi non ci dobbiamo preoccuparci di loro, noi dobbiamo stare solo concentrati come abbiamo fatto fino adesso e di vincere e portare 3 punti a casa. Francesco, siamo veramente in chiusura e vorrei salutare anche il tuo procuratore che doveva venire qua questa sera e poi è stato chiamato invece a Milano, Graziano Battistini, per la questione Mantovani, uno dei giocatori che ha nel suo, chiamiamolo così, harem di giocatori, insomma. E volevo domandarti, c'è Albino Leffe Cittadella sabato prossimo, un'occasione anche per avere continuità di risultati. Io volevo chiederti, mettiti nei panni di un giocatore dell'Albino Leffe in questo momento, cioè silenzio stampa dopo tutto quello che si è sentito, tu come ti sentiresti in un momento del genere? Perché il Cittadella è stato chiamato in causa in una maniera molto poco diretta, blanda, perché insomma avete scoperto, vostro malgrado,
tu forse non c'eri ancora, no, quell'anno, no? Che gli avversari di quel tempo, insomma, hanno organizzato una partita per perdere, insomma, e persero 6-0. Insomma, questo sembra di capire, insomma, secondo l'interrogatorio di Gervasoni e quelle che sono state le accuse del GIP Salvini. Tu come ti sentiresti se fossi un giocatore dell'Albino Leffe in questo momento? Ma guarda, c'è solo una strada, pensare a giocare e basta. Tutte le cose esterne non ci deve pensare. Il suo lavoro è giocare, è silenzio stampa, dedicarsi solo al calcio, tanto poi le voci, tutto ciò che c'è all'estero poi passa. Bene, siamo veramente in chiusura, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a lunedì prossimo sempre alle ore 20 su Telecittà, canale 73 del Digitale Terrestre. Vi ricordo anche la replica su Taxi TV, canale 683 del Digitale Terrestre, e per quanto riguarda durante la settimana sempre il nostro sito web www.padovagol.it con aggiornamenti continui su Padova, Cittadella, sul calcio veneto. Dani, io ti ringrazio per la tua venuta in trasmissione e ti auguro di segnare ancora, visto e considerato che poi di solito quando un attaccante si sblocca poi le cose migliorano come per magia. Sì, speriamo, come ho detto, di fare ancora tanti gol e di passare ancora tante belle cose con il padre. Grazie a voi. Francesco, un altro gol di testa allora per chiudere questo giro anche di giocatori che vengono qui e poi segnano. Anche di piede va bene. Anche di piede, sì, magari un bel mischione su calcio d'angolo. Va bene, anche se mi rimbalza addosso, entra, è importante. Bene, vi ringrazio ancora e io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e a risentirci a lunedì prossimo alle ore 20 sempre su Telecittà. Scopri la nuova linea di trattamento Dermolab in tutti i nostri negozi Tigotà. Centro Benessere Columbus, centro specializzato e qualificato a vostra completa disposizione per trovare la giusta risposta ad ogni esigenza del vostro corpo. Piscine Columbus. Qui, oltre ai numerosi trattamenti di bellezza viso e corpo proposti, potrete associare rilassanti sedute in saune finlandesi e bagno turco, in un ambiente esclusivo. Trascorrere piacevoli giornate tra le calde acque termali delle piscine e vasche idromassaggio, assaporando la meravigliosa sensazione di star bene con il proprio corpo e la propria mente, ritrovando energia e vitalità. Aperto tutto l'anno, anche fino a tarda sera. Piscine Columbus, Abano Terme Padova. Per informazioni telefono 049 86 01 555 o 049 86 00 744.